dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie.
onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi. Concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavate le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si posse a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Buongiorno, siamo sacerdoti coreani con i miei amici lì, sì, compagni di ordinazione della stessa diocesi. Sono a Roma da 7 anni, quindi parlo un po' italiano, e loro stanno prestando il servizio pastorale nelle parrocchie in Corea.
Quando mi hanno comunicato il loro desiderio di venire in Italia per 10 giorni di pellegrinaggio, mi è venuta l'idea di visitare questo santuario di Padre Pio e loro sono stati unanimemente d'accordo. Quindi siamo qua oggi. Con voi ringraziamo il Signore che ci ha concesso questa grazia di poter celebrare la Santa Messa nel giorno della solennità di tutti i Santi, nel luogo dove si venerano le spoglie mortali di uno dei Santi più amati e ricordati in Italia anche nel mondo, Padre Pio. Siccome oggi è la festa in cui si onora la gloria di tutti i Santi, vorrei con voi condividere qualcosa sulla vita e la spiritualità di un santo coreano che si chiama San Andrea Kim Daegon, forse avete sentito il suo nome, primo sacerdote coreano e martire. Sant'Andrea Kim nacque nel 1821, quindi quasi 200 anni fa, nella diocesi di Daejeon, a cui noi quattro sacerdoti qui presenti apparteniamo. La sua famiglia fu nobile e benestante, ma quando il suo bisnonno accettò la fede nel Signore dell'Universo, tutti i membri della sua famiglia dovettero sacrificare quasi tutto della loro vita. Il bisnonno del nostro santo, Pio Kim, lo zio Andrea Kim, sono beati adesso, e il suo papà Ignazio Kim, e la zia Teresa Kim, e lui stesso, San Andrea Kim, sono santi. Inoltre vi sono 4 altri martiri che non sono stati ancora canonizzati. Quindi in 4 generazioni della sua famiglia vi sono 9 martiri che hanno versato il sangue per la fede nel Signore. Quando Sant'Andrea Kim aveva 7 anni di età, dovette lasciare il suo paese di nascita per via delle persecuzioni. L'abbandonare la propria terra non fu piccolo sacrificio nel contesto di una società completamente agricola. Quando il santo ebbe 12 anni di età, fu scelto da San Pierre Mauban, missionario francese. Anche lui stesso fu martirizzato dopo. Come primo seminarista nella storia della Chiesa in Corea, quindi un ragazzo di 12 anni di età doveva lasciare la sua famiglia per studiare a Macao, allora colonia portoghese nell'attuale territorio della Cina, insieme ad altri 2 ragazzi. Ma uno di questi 3 ragazzi morì subito dopo il primo anno di studio a causa della febbre. Il suo papà di Sant'Andrea Kim, fu martirizzato proprio quando Sant'Andrea Kim studiava a Macao. Andrea Kim sentì questa notizia terribile insieme alla notizia che sua mamma, si chiamava Ursula, divenne addirittura una mendicante. Siccome quasi tutti i suoi membri familiari furono uccisi per la fede cattolica, ella non aveva altra scelta per sopravvivere nella situazione che doveva affrontare. Sant'Andrea Kim sentite queste notizie tristi, affidando la sua mamma al Signore, continuò a ricevere la formazione sacerdotale. Alla fine fu ordinato sacerdote a Shanghai nel 1841 a 24 anni di età. Una volta vi fu un controllo del confine tra Cina e Corea molto severo, per cui lui e altri 2 missionari francesi hanno rischiato viaggiando con una navetta per attraversare il mare tra questi 2 paesi, in cui scoppiò una violenta tempesta marina che minacciava la loro vita. Invocarono il nome della Madonna e furono salvati dalle onde furiose. Giunto in Corea, Sant'Andrea Kim incontrò la sua mamma che non vedeva oltre 10 anni, ma solo per qualche giorno a causa dell'impegno pastorale. Infatti tra i 3 sacerdoti allora destinati a tutta la penisola coreana, solo lui poteva parlare in coreano. Ma appena 9 mesi dopo l'ordinazione sacerdotale, Sant'Andrea Kim morì decapitato, dopo essere stato perseguitato a causa della fede.
Secondo i documenti giudiziari del tribunale di allora, il santo ha subito le torture terribili. Gli hanno spezzato le gambe e lo hanno percosso numerose volte prima di ucciderlo. Infatti, il regime di allora non avrebbe voluto ucciderlo in quanto unico coreano che parlava le lingue occidentali all'epoca, il latino e il francese. Tanto che gli promisero un lavoro nobile e ingenti somme di denaro se egli avesse negato la fede. Ma il santo, nonostante tutto, fu molto fermo. Proclamò la sua fede così prima di essere sgozzato. Ascoltate bene le mie parole che io vi dico nell'ultimo momento della mia vita terrestre. Io muoio per Dio. La vita eterna sta per cominciare per me. Se volete diventare felici dopo la vostra morte, credete in Dio, perché verrà data la punizione eterna a coloro che disprezzano Dio. Ora sono pronto, potete colpirmi. Fu beatificato da Papa Pio XI nel 1921 e fu canonizzato da San Giovanni Paolo II a Seul nel 1984. Rievocando la vita di Sant'Andrea Kim, abbiamo potuto notare come il Buon Signore gli ha tolto gradualmente le cose più preziose della sua vita terrena: il suo paese di nascita, la famiglia, mamma, papà e parenti, i suoi amici e infine anche sua vita stessa. Inoltre, gli ha dovuto lasciare le sue pecore solo dopo 9 mesi di servizio pastorale per loro. Anche io da prete non posso immaginare quanto debba essere stato triste per lui lasciare le pecore impaurite dalle persecuzioni spietate e feroci. Eppure il santo non ha mai pronunciato alcuna lamentela contro la provvidenza di Dio, anzi ha sempre lodato la sua misericordia. Questo mi e ci fa pensare, a volte, noi ci lamentiamo per le piccole cose che non possiamo ottenere, ma i santi martiri ci risvegliano con il loro sacrificio completo, insegnandoci che scegliere il Signore è una cosa concreta, affidandosi senza alcuna riserva alle parole del Signore. Sono proprio vere le parole del Signore: nessun servo può servire a due padroni, o odierà l'uno o amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno o disprezzerà l'altro. Infine vorrei condividere l'ultima lettera che Sant'Andrea Kim ha scritto per i fedeli mentre era in carcere, nel momento in cui, come proprio pastore autoctono, stava per congedarsi da loro in lacrime. Fratelli e amici carissimi, pensate e ripensate. All'inizio dei tempi Dio creò il cielo e la terra e tutte le cose. Chiedetevi il perché e con quale disegno abbiamo plasmato in modo così singolare l'uomo a sua immagine e somiglianza. Se dunque in questo mondo pieno di pericoli e di miseria non riconoscessimo il Signore come creatore, a nulla ci gioverebbe essere nati e rimanere vivi. Se per grazia di Dio siamo venuti al mondo, pure per la sua grazia abbiamo ricevuto il battesimo e siamo entrati nella Chiesa e così divenuti discepoli del Signore, portiamo un nome glorioso. Ma a che cosa gioverebbe avere un così grande nome senza la coerenza della vita? Vano sarebbe essere nati, entrati nella Chiesa. Anzi, sarebbe un tradire il Signore e la sua grazia. Meglio sarebbe non essere nati che aver ricevuto la grazia del Signore e peccare contro di Lui. Guardate l'agricoltore che semina nel campo. A tempo opportuno ara la terra, poi la concima, estimando un niente, fa fatica, portata sotto il sole, coltiva il seme prezioso,
Quando le spighe sono mature e giunge il tempo di mietitura, il suo cuore, dimenticando fatica e sudore, si rallegra ed esulta per la felicità. Se invece le spighe sono vuote e non gli resta altro che paglia e pulla, il contadino, ricordando il suo duro lavoro e il sudore, quanto più aveva coltivato quel campo, tanto più lo lascerà in abbandono. Similmente ha fatto il Signore con noi, la terra e il suo campo, noi uomini, i germogli, la grazia e il concime. Mediante la sua incarnazione e redenzione, Egli ci ha irrigato con il suo sangue, perché potessimo crescere e giungere a maturazione. Quando nel giorno del giudizio verrà il tempo di raccogliere, colui che sarà trovato maturo nella grazia godrà nel regno dei cieli come figlio adottivo di Dio, ma chi sarà rimasto senza frutto, pur essendo stato figlio adottivo, diventerà nemico e sarà punito in eterno come merita. Fratelli carissimi, sappiate con certezza che il Signore nostro Gesù, venuto nel mondo, ha preso su di sé dolori innumerevoli con la sua passione, ha fondato la Santa Chiesa e la fa crescere con le prove il martirio dei fedeli. Sebbene le potenze del mondo la opprimano e la combattono, tuttavia non potranno mai prevalere. Dopo l'ascensione di Gesù del tempo degli Apostoli fino ai nostri giorni, in ogni parte della terra la Santa Chiesa cresce in mezzo alle tribolazioni. Così nel corso di 50 o 60 anni da quando la Santa Chiesa è entrata nella nostra Corea, i fedeli hanno dovuto affrontare più volte la persecuzione e oggi infuria più che mai. Perciò numerosi amici nella stessa fede, anche io fra essi, sono stati gettati in carcere e voi pure rimanete in mezzo alla tribolazione. Se è vero che formiamo un solo corpo, come non saremmo rattristati nell'ultimo dei nostri cuori, dell'intimo dei nostri cuori? Come non sperimenteremmo, secondo il sentimento umano, il dolore della separazione? Tuttavia, come dice la Scrittura, Dio ha cura del più piccolo capello del capo e ne tiene conto della sua onniscienza. Come dunque potrà essere considerata una così violenta persecuzione se non una disposizione divina, come un premio oppure una pena? Abbracciate dunque la volontà di Dio e tutto il cuore sostenete il combattimento per Gesù, Re del Cielo. Anche voi vincerete il demone di questo mondo, già sconfitto da Cristo. Vi scongiuro, non trascurate l'amore fraterno, ma aiutatevi a vicenda. E fino a quando il Signore vi userà misericordia allontanando la tribolazione, perseverate. Qui siamo in 20 e per grazia di Dio stiamo ancora tutti bene. Se qualcuno verrà ucciso, vi supplico di avere cura della sua famiglia. Avrei ancora molte cose da dire, ma come posso esprimerle con la penna e la carta? Termino la mia lettera. Essendo ormai vicini al combattimento, io vi prego di camminare nella fedeltà e alla fine, entrati nel cielo, ci rallegreremo insieme. Vi bacio per l'ultima volta in segno del mio amore. Professiamo la nostra fede.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. I nostri santi in cielo pregano con noi e per noi. Uniamo le nostre voci alle loro per domandare a Dio che ci aiuti a vivere con coraggio le beatitudini del Vangelo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché vivendo le beatitudini testimoni la bellezza della santità a tutto il mondo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti gli uomini di buona volontà, perché possano vivere una vita cristiana autentica e coraggiosa attraverso le opere e la testimonianza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i genitori, perché riscoprano la chiamata alla santità nel loro ruolo di educazione cristiani, accompagnando i figli nel delicato cammino di crescita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i religiosi e le religiose, perché il Vangelo delle Beatitudini sia il modello di vita da seguire per il loro servizio a Dio e ai fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti, perché l'ascolto della parola faccia scaturire in noi la certezza di vivere secondo la volontà di Dio, per poter meglio servirlo in tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, nostro Padre, nei nostri fratelli più generosi e santi, tu ci hai indicato a quali vette possiamo aspirare anche noi. Aiutaci affinché possiamo impegnarci con generosità a realizzare il tuo disegno d'amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Yeah.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme, che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, San Giuseppe, suo sposo, e i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sua sapienza del Vangelo, osiamo dire: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Pace. Misere nobis, misere nobis.
alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Partecipare alla tua messa, è soltanto una parola, io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi ringraziamo per l'attiva partecipazione a questa santa messa e poi vi preghiamo di ricordare nelle vostre preziose preghiere la pace permanente nella penisola coreana e ancora la piena realizzazione della pace in penisola coreana non è ancora realizzata, quindi io vi prometto di ricordare della mia preghiera di voi e poi in scambio ci ricordiamo uniti nella preghiera. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace.